Salve a tutti da Roberto Di Massa dell'Associazione Verace Pizza Napoletana. Siamo nei laboratori della Refrattari Valoriani, storica azienda che da più di 100 anni produce materiale refrattario e forni per pizzerie. Vi presentiamo una delle ultime creazioni della Refrattari Valoriani, è il Verace. Nasce su richiesta dell'Associazione Verace Pizza Napoletana nelle vesti del presidente Antonio Pace per colmare le naturali lacune di un normale forno a gas, un forno per la cottura della pizza napoletana. Questo tipo di prodotto è un prodotto estremamente esigente in fase di cottura. Sappiamo che ha bisogno di un irraggiamento importante, di una convenzione, di un movimento dell'aria all'interno che aiuti la cottura e soprattutto un suolo che sia sempre ben caldo. Il Valoriani Verace nasce quindi per sostenere queste caratteristiche di cottura e diventa così il primo forno a gas certificabile per la cottura della Verace pizza napoletana. Ma andiamo a vedere le caratteristiche di questo forno. Prima caratteristica comune a tutti i forni della Refrattari Valoriani è la straordinaria coibentazione di questi forni. Anche se all'interno della camera abbiamo altissime temperature, il calore che esce al di fuori attraversando il materiale refrattario è veramente minimo. Lo misuriamo adesso, difficilmente supereremo i 45 gradi, proprio perché questa tipologia di costruzione di forno tende a tenere il calore all'interno della camera di combustione. Altra caratteristica molto molto importante è la qualità del suolo. È estremamente affidabile, riesce a durare negli anni senza alcuna modifica. Adesso per la caratteristica abbiamo detto della cottura della Verace pizza napoletana, noi abbiamo bisogno che il suolo sia sempre estremamente caldo. Nei forni a gas tradizionali purtroppo la temperatura non riesce a essere costante, soprattutto quando il lavoro è sostenuto. Grazie al sistema RHS della Refrattari Valoriani, l'aria calda in camera di combustione viene raccolta e spinta al di sotto della pietra del suolo. In questo caso noi abbiamo l'irraggiamento dall'alto e un aiuto a tenere calda la pietra anche dal basso. L'aria poi viene reimmessa in camera di cottura grazie al sistema RHS e questo, se vogliamo, ci dà anche qualche vantaggio in termini di consumo. Spieghiamo nel dettaglio appunto il sistema RHS. Semplicissimo da mettere in corrente, da 1 a 6 decidiamo la velocità con la quale il sistema deve funzionare e da qui, dall'interno, possiamo osservare i tre punti di raccolta dell'aria bollente in camera di combustione. L'aria raccolta al di sotto della platea, al di sotto del suolo, viene poi reintrodotta in camera di cottura attraverso quei forellini dal lato opposto del bruciatore. E questo, se vogliamo, aiuta la stabilità di temperatura all'interno della camera. Con il sistema RHS, che è un brevetto della Refrattari Valoriani, noi riusciamo ad avere anche un'uniformità di cottura per quel che riguarda la platea maggiore rispetto ad altre tipologie di forno. È così veloce il sistema all'interno, la convenzione aumenta così tanto che addirittura sarebbe possibile cuocere senza girare le pizze. Il pannello comandi per il bruciatore Spitfire del Valoriani Verace è estremamente semplice e intuitivo. All'accensione, con il pulsante set, si sceglie la temperatura ideale per la cottura della nostra pizza e di nuovo set per la registrazione. Consigliamo all'inizio di utilizzare l'impostazione auto di automatico. Grazie a questa impostazione il bruciatore decide di utilizzare il massimo della lunghezza della fiamma fino a quando non ha raggiunto la temperatura impostata. Dopodiché automaticamente passa a fiamma minima. Utilizziamo l'impostazione fiamma minima solo per il mantenimento della temperatura o quando magari per brevi o lunghi periodi non abbiamo pizze da cuocere. Utilizziamo invece il massimo della fiamma quando abbiamo bisogno di raggiungere alte temperature in breve tempo o per sostenere un lavoro continuo.
Nella tradizione della cottura per pizza napoletana si utilizzava prima la pampuglia, una segatura grossolana che si gettava sul fuoco, sulla fiamma, per avere un improvviso shock termico all'interno della camera di cottura. Lo Spitfire replica questo effetto. È sufficiente tenere premuto il pulsante fiamma massima per un solo secondo e comincia un countdown di 15 secondi, grazie al quale abbiamo il massimo della fiamma che darà l'effetto pampuglia. Grazie a quest'ultima impostazione possiamo scegliere autonomamente qual è la lunghezza massima della fiamma. Verace a gas, forno a legna, a voi la scelta.